La regina è molto semplice, includiamo Umbria Jazz nel novero dei festival che saranno finanziati ogni anno con 1 milione di euro. Importante sì per i soldi, ma soprattutto per il riconoscimento di vedere il festival inserito finalmente tra quelli che sono i festival più importanti d'Italia nel mondo. Un sostegno che per l'Umbria è anche strategico per risollevarsi dopo il dramma del terremoto. Lo ha detto la vicepresidente della Camera dei Deputati Marina Sereni, chiamata ad intervenire durante la presentazione del programma di Umbria Jazz dalla presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini. Soldi che saranno un toccasana per il festival fondato da Carlo Pagnotta, ma lo saranno ancora di più per l'Umbria che ha bisogno di essere rilanciata dopo il terremoto. Credo che oggi sia molto importante dire che l'appuntamento di luglio per noi riveste un significato ancora più importante degli anni passati. Ad Umbria Jazz abbiamo sempre affidato il compito di essere un grande attrattore artistico, musicale, festivaliero, culturale della nostra regione, ma oggi diventa sempre di più, ancora più marcatamente del passato, il veicolo anche di promozione dell'immagine dell'Umbria, di cui abbiamo molto bisogno per far tornare turisti, visitatori, pubblico nelle nostre città, a cominciare dalla città di Perugia. Un'edizione, quella di quest'anno, che lo stesso Carlo Pagnotta definisce di qualità e che coincide con il centenario della scomparsa di tre grandi figure del jazz, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie e Ella Fitzgerald. Quest'anno, Pagnotta, sono tre le celebrazioni da ricordare, tre i grandi musicisti per cui scatta il centenario, giusto? Thelonious Monk, Ella Fitzgerald e Dizzy Gillespie. Mi sono dimenticato, me l'ero appuntato ma me lo sono dimenticato. Ecco, quali saranno gli appuntamenti dedicati a loro? Beh, quello di Brazzale che fa Monk, i cinque pianisti l'ultimo sabato. E per quanto riguarda Dizzy Gillespie, il gruppo di Fabrizio Bosso con arrangiamenti speciali, un tributo proprio a Dizzy. E per quanto riguarda la Fitzgerald, c'è la nostra Simona Molinari che è brava, fare tributi a Ella Fitzgerald ci vuole del coraggio, lei è brava, ci prova.